Tele Durruti, una delle più Nicola Pasta, pensatore, filosofo, rimani lì. Voglio mostrare gli amici di questa straordinaria pizzeria di Palermo, di Giovanni, dove io vengo da tanti anni. Mostriamo le cose. Certo, pane con la milza. Di. Pane con la milza. No, non una adesso. No, la finta. Ah, fai la finta, bene, la finta. Perfetto. Milza e polmone. Poi anche l'altro voglio vedere, l'altro amico. Questa pizza è straordinaria. Io a Roma me la sogno. Cipolla di Tropea. Cipolla di Tropea. In costume. Fallo venire, che lo voglio sapere. Che sta facendo? Sta facendo le crocchè. Guarda che belle queste insegne. Lasagne, sfincione. Pizza. La pasta con l'anciova. Questo è un grande filosofo. No, ma non sto scherzando. Orale. Ma non si capisce quando parla, questa è la cosa più bella. La bella è questa, è bella. Non si capisce. Posso dire che sono lacaniano. Lacaniano, intelligentissimo, ma... Ma ha vissuto. Fallo venire. Sta venendo. No, non sta venendo. No, sta venendo. Invece. Allora mostra lo sfincione nel frattempo. Sì, avrebbe già confessato tutto in particolare che avrebbe agito da solo. Niente complici, niente gruppi di riferimento. Manca la sciocca che avrebbe usato il mondo di chi ha fatto. Ecco, volevo anche te, perché io dico, quando sono a Roma, il mio sogno è pensare. Poi ho sofferto durante la pandemia dicendo saranno chiusi per adesso. Siamo stati 2 mesi chiusi. Perché è un pezzo di storia, di memoria anche mia, perché qui siamo in una sorta di via di fuga della città, verso Viale Michelangelo, verso il Motel Agip che non esiste più. Profondato in fondo alla città. Non devi parlare ancora. Molte cose sono finite purtroppo. Molte cose, però la Milza c'è sempre. Sì, quella c'è sempre, non manca mai. È anche meravigliosa, come si chiama questa pizza? Questa è una margherita con pomodorini e basilico, poi abbiamo la rustica con cipolla di Tropea e la parmigiana e poi il classico spiccione alla palermitana e poi i crostini. I crostini sono pure molto buoni. Lo sfincione, lì quella è bella quella scritta, sfincione. Sfincione. Però pane con la milza. Lo sfincione con la milza si fa così. Se lo posso pretendere. Fate lo sfincione con la milza. Sfincione con la milza. Da quanti anni esiste questo esercizio meraviglioso? Ma c'è il filmato. Dal 1961. Ma c'è il filmato là. L'ho fatto. Invece ora carica, picchi ora e va. E qui c'è il forno meraviglioso. Che meraviglia, io me lo sogno. Chi è questo signore della foto? Io sono il papà di Nitori. Questo però è a Pellino nostro. Vabbè. Dove siete? A Monreale, qua. Totti qual è dei due? No, Totti non c'è qua. E allora loro come si chiamano? Loro chi? Ma come loro chi? Lui come si chiama? Totti. Totti, perché mi hai detto che non c'è allora? Stavo parlando dello sfincione. Aspetta, parliamo di cose serie. Tu come ti chiami? Lulu. Lulu ti chiamano. E Totti. Avete messo anche il peperoncino. Ci avete i santi che vi proteggono. Aspetta che voglio riprendere questo così. No, 1961. 61. Che è successo nel 61? Nel 61 è successo che ho detto di partire. Nel 61 Gagarin è andato nello spazio. Sì. Si sciolgono gli acidi.
Benissimo, salutate. Ciao, ciao, grazie, buona serata. Teledurro, pizzeria di Giovanni, mostro l'esterno, me la sogno. Lui è di Giovanni. Non è, no, qui c'è scritto Bercombertini, ma è di Giovanni. Non abbiamo più a Padre Pio praticamente. Non Padre Pio non c'è. È mia albanese. Mostro l'esterno. Palermo, pizzeria di Giovanni, un posto straordinario.